Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, ho preparato gli ingredienti per fare questo pan giallo. Vedete, qui ho messo la frutta secca mista, ci sono mandorle, nocci e noci, poi ho messo i pinoli, i fichi secchi e ci sono le scorze, le scorzette di arancia e limone. Bene, sono all'incirca 400 grammi. Poi ho preparato la farina, ne ho preparata 200, però vediamo poi quanta ne tira. Il cacao, il miele e il pepe ecco lo metto subito, così giro, lo mischio per benino e lo stesso per il cacao e mescolo con il cucchiaio. Questa è una ricetta che ho ripreso da mia zia Rita, lo faceva anche mia mamma, la mia mamma che adesso non c'è più, quindi ho chiesto a zia come veramente si fa il pan giallo. Questo è il miele che ho preso da un'amica, miele di apicoltura Orazzi, mille fiori. Ok, ne metterò, questo è un barattolino da 500 grammi, ma non ci vorrà tutto, credo 400, vediamo adesso, perché praticamente la frutta deve essere bella intrisa di miele. Quindi vediamo quanto miele ci va. Sì, perché la mia zietta ha detto che lei non pesa niente, come le nostre mamme, nonne, facevano tutte così anche per il pane, quindi facevano ad occhio, ormai avevano la mano su come fare questi dolci particolari, questi dolci della zona. Ce ne metto un altro pochino, quindi adesso credo che siamo ai 300, vediamo se ne serve un altro pochino, continuo a girare, faccio amalgamare benino, è un dolce che bisogna fare a mano, assolutamente non pensate di farlo con la planetaria perché appiccicherebbe tutto. Bene, alla fine ne ho messi 3,50 all'incirca di miele. Adesso metto il lievito dentro la farina, mescolo. Questa sono 200 grammi, quindi vediamo quanta farina tira. La passo così con il passino. Così. Ne metto un po' per volta. E piano piano, con tanta pazienza, con il cucchiaio, con una spatola, come volete, continuo a farla assorbire, quindi si deve assorbire piano piano, deve diventare tutt'uno con il miele e con la frutta. Ok, giro ancora, metto ancora farina. Vediamo, se non ci vuole tutta, casomai un pochino la lascio, mi può servire per dopo. Questo perché se mettete troppa farina e magari fate cuocere anche un po' troppo, il pan giallo viene duro, invece deve rimanere un pochino morbido, almeno a me piace un po' morbidino. Ne metto ancora un po'. Ci siamo quasi, vedete, ci siamo quasi. Di farina ne ho lasciata proprio pochissima. Ecco, vedete, comincia a fare forza. Cerco di farla assorbire tutta questa farina. Ecco qua. Anche con la spatola, se... Ecco, piano piano. Però si fa meglio con il cucchiaio, alla fine ho ripreso il cucchiaio. Bene, io direi che va bene così l'impasto. Adesso mi preparo la carta forno,
Così lavoro direttamente sulla carta forno, metto un po' d'olio in questa ciotolina e mi ungo le mani, così non mi si appiccica l'impasto, altrimenti potete fare con quel pochino di farina che è rimasta, eh. Però io preferisco fare con l'olio, l'olio d'oliva. Allora ne farò due piccolini, vediamo, eh. Piccolini così se voglio posso anche regalarli. Adesso devo compattarli, quindi devo spingere bene con le mani senza abbassarli tanto, un pochino alti perché poi magari in cottura si abbassano. Quindi cerco di premo con il palmo della mano e stringo molto bene, così, in questo modo. Vedete, con l'olio non si attacca, quindi va bene l'olio. Ne faccio un altro, vediamo quanti ce ne vengono con questa dose. Credo tre. Ok, stringo ancora. Stringo per benino. E quello che rimane ce ne faccio uno un pochino più grande, lo faccio un po' lungo così, ovale. Però la forma, insomma, potete fare come volete, rotondi o ovali, è lo stesso, non ha importanza, basta stringere per benino. Quindi alla fine ho messo 350 grammi di miele, poi lo scrivo in descrizione. Anche se mia zia fa tutto ad occhio, però noi dobbiamo scrivere comunque le dosi. Allora, adesso ho preparato la teglia e cambio, li metto sulla carta forno pulita, li stacco perché avendo premuto si erano attaccati parecchio, quindi li ho staccati e li ho messi sulla carta forno pulita. Il forno è acceso a 165 gradi. Allora, in alcune ricette leggo che la cottura non deve superare i 15-20 minuti. Io però sinceramente ho fatto cuocere quasi mezz'ora perché li sentivo morbidi. Adesso se li volete un pochino più duri fate cuocere di più perché il miele più si cuoce più diventa, più indurisce, no? Ma siccome a me piacciono morbidi li ho tirati fuori, vedete, dopo all'incirca mezz'ora. Al tatto, adesso vi faccio vedere, sembrano proprio morbidi morbidi, però poi freddandosi si stabilizzano e induriscono un pochino. Quindi io direi non più di 30 minuti. Bene, eccolo qua, naturalmente ho tagliato che era ancora tiepido, però si aspettava un pochino, diventava un pochino leggermente più duro, ma sempre morbido, quindi mangiabile. Se lo volete più duro, lasciatelo cuocere un pochino di più. Ma così è buonissimo, vi assicuro che è buonissimo. Questi panetti si possono regalare con un bel fiocchettino, è un bel pensierino per Natale. Bene, amici, vi ringrazio della visione. E approfitto per farvi gli auguri di buone feste, buon Natale e buone feste. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao.